La mostra personale di Giulietta Bolli porta in dialogo con l'antico, appunto in un contenitore molto connotato di per sé come il Museo Archeologico, una serie di opere che appartengono ai suoi ultimi risultati del ciclo pittorico. Si tratta di lavori dove si innesca questa continua reciprocità, questo continuo corpo a corpo, potremmo dire, fra lo sfondo e l'elemento che Giulietta di solito posiziona sempre in primo piano. E è proprio lo sfondo in qualche modo a innescare appunto questo rapporto in cui l'oggetto sembra in qualche modo essere riassorbito dallo sfondo, delle volte proprio da emergere da esso, e il tutto si connota poi in una dimensione quasi onirica, quasi sognante, in cui è proprio questa l'abilità dell'artista di lasciare un po' tutto in sospeso, lasciare un po' tutto all'interpretazione dello spettatore. Ed è molto suggestivo, fra l'altro, vedere anche come alcuni di questi quadri, quelli con i fossili, con i reperti in particolar modo, pensati appositamente per questa esposizione, bene conversano e bene si confrontano con la storia che racchiude questo luogo, vedendo come anche l'arte contemporanea delle volte possa sopravvivere al di fuori del canonico e asettico white cube a cui oggi siamo molto abituati, ma che, come la tradizione poi italiana in particolar modo prevede, porta appunto in dialogo fra cronologie differenti e fra stili differenti. E questa è un'altra peculiarità in più che aggiunge molto all'opera di Giulietta, che oggi appunto celebriamo con questa mostra personale.